Don Marco mi ha passato questa meravigliosa ricetta per fare delle meringhe fatte in casa. C'è scritto: sono una ricetta facile, assolutamente da provare per sentirsi dei veri chef. Costo economico, tempo di preparazione 15 minuti, perfetto. Serve un grembiule, dello zucchero, le uova, un piatto per preparare l'impasto, una planetaria o una frusta, meglio la forchetta, la teglia da forno. C'è scritto che servono 60 g di albumi. Io un uovo solo, è un peccato buttare via il tuorlo. Montare gli albumi aggiungendo poco alla volta lo zucchero. Beh, invece di fare tante meringhe farò una meringa sola. E adesso in forno. Bene, non mi rimane che aprire il forno per vedere come sono venute le mie meringhe. Oh mamma mia! Non è esattamente quello che mi aspettavo di trovare. Non assomigliano neppure alle meringhe della foto. Non è venuto quello che mi aspettavo. Il fatto è che, sì, gli ingredienti erano giusti, ma sinceramente non ho seguito la ricetta come avrei dovuto. Ho preso solo alcune parole, trascurandone altre, e l'ho adattata alle mie possibilità, o dovrei dire meglio, adattandola alla capacità che ho deciso di dedicare a questa cosa oggi. Ho l'impressione che capiti spesso a molti di leggere con lo stesso metodo e con gli stessi risultati le parole del Vangelo. Uno dei brani che si presta a questo equivoco è sicuramente quello della prossima domenica. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ecco una ricetta che potremmo considerare già realizzata. Leggiamo: andate, e in effetti sappiamo che i discepoli sono partiti da Gerusalemme e il messaggio di Gesù è arrivato in tutti gli angoli della terra. Ed oggi il cristianesimo è la religione più diffusa al mondo. Leggiamo: battezzate, e in effetti ovunque si sia diffuso il cristianesimo, la percentuale di battezzati copre la quasi totalità della popolazione. Da noi è così senz'altro. Leggiamo: insegnate, e in effetti tutti abbiamo ricevuto gli insegnamenti della nostra fede in anni e anni di catechismo. Eppure il risultato non è quello sperato. Ci aspetteremmo di trovarci in un contesto in cui la presenza di Cristo sia evidente, significativa, capace di orientare le scelte di tutti, e invece la fede in Cristo non è più così condivisa come vorremmo. Dobbiamo essere onesti. Fermarsi a considerare già realizzata quest'opera è comodo. Non ci riguarda da vicino, non è roba nostra, pensiamo. I discepoli e i missionari devono andare. I preti devono battezzare, i catechisti devono insegnare. Però dobbiamo ricordare che nel Vangelo non c'è nessuna pagina che riguardi solo qualcuno e non tutti, che abbia qualcosa da dire a qualcuno e a qualcun altro no. Questa dunque è una parola viva ed è per te, che non sei uno dei 12 apostoli della prima ora. È per te che non sei un prete. È per te che magari non sei neanche catechista e non hai alcun servizio in parrocchia. Cosa può dire dunque a noi, credenti di oggi, chiunque noi siamo, questa parola? Anzitutto ci dice che c'è un potere conferito a Gesù. Gli viene dato in forza della sua morte e resurrezione, in virtù di un'obbedienza spesa per amore. Questo potere Gesù lo trasferisce ai suoi discepoli, a noi oggi. Ci consegna il suo potere per trasformare il mondo, per essere fermento di una vita nuova. L'efficacia di questo potere è proporzionale alla nostra obbedienza, cioè ti impegna
fino in fondo a investire il meglio di te nelle tue relazioni, nelle tue scelte. E il potere di Cristo accompagna questa esigenza di obbedienza con la forza del suo Spirito. Dio ti chiede di amare fino in fondo perché Lui ti ama fino in fondo. Puoi obbedire perché Lui stesso ti aiuta a vivere intensamente. Con il suo aiuto, quindi, anche tu puoi insegnare, cioè puoi lasciare un segno. Dovunque tu passi, non lasciare tutto come lo hai trovato. Lascia il segno della provvidenza di Dio, sii un segno del suo amore per tutti. Anche tu puoi battezzare, e battezzare significa letteralmente immergere. Puoi lasciarti immergere nell'esperienza dell'incontro con il Signore, nella sua parola, nell'Eucarestia, nella preghiera quotidiana, immergere nella ricerca di Lui nelle varie attività della giornata. E puoi soprattutto fare in modo che chi ti incontra riconosca questa linfa vitale che ti abita e nasca in Lui il desiderio di vivere il tuo stesso incontro con il Signore per ritrovarsi immerso in Lui e sperimentare la bellezza di essere figli. Anche tu puoi andare, cioè puoi sentirti spinto in un continuo movimento verso gli altri, abitato dal profondo desiderio di non trattenere per te ciò che hai ricevuto in dono. E lì scopri che per essere davvero sano il tuo rapporto con il Signore non si chiude nell'incontro intimo tra te e Lui, ma ti apre l'incontro con gli altri. La tua preghiera è sana quando non si ferma ad una richiesta di aiuto, ma soprattutto è lode e gratitudine e alimenta in te la motivazione di una testimonianza credibile. Le mie meringhe non sono riuscite bene, anzi non assomigliano affatto a quelle della fotografia. Avrei dovuto seguire la ricetta con maggior cura e con più precisione. Anche la parola di Dio è così. Il Signore desidera davvero il nostro bene più profondo, e noi troppo spesso ci accontentiamo di una lettura superficiale e di prendere qua e là solo quello che ci fa più comodo. Dio ci mette in mano una ricchezza straordinaria, che è il sogno di una vita piena. Gesù ci promette di non lasciarci soli. Io sono con voi è il verbo essere declinato al presente, nel tuo oggi. Vale la pena prenderlo sul serio e lasciarsi trasformare via via a sua immagine per imparare giorno per giorno a vivere da figli. Buona domenica, buona settimana.